Possiamo considerare Battipaglia solo il centro e via Italia? Se vogliamo basarci sugli ultimi movimenti del comune, la risposta è sì. Di questo se ne sono accorti anche i residenti di località Santa Lucia, snodo fondamentale che unisce la strada statale 18 alla provinciale aversana. Di Santa Lucia, purtroppo, ci si ricorda solo in estate, e il recidivo abbandono della zona da parte dell'amministrazione battipagliese ha ridotto la località in una zona altamente degradata, tanto da far sentire i residenti cittadini di serie B. Strade distrutte con buche tappate in maniera grossolana o recintate per evitare danni maggiori, marciapiedi inutilizzabili per pedoni, figuriamoci per i disabili, e sui quali non vi è presente alcun tipo di illuminazione. In seguito a tutte queste segnalazioni abbiamo deciso di ascoltare Michele Zammarelli, rappresentante del centro urbano di Santa Lucia. Prima mi stavi raccontando che qua avete non solo un problema, ma tanti problemi. I primi problemi principali sono la strada che scende dal San Luca e va fino ad agganciarsi poi sulla Versana, la strada che va al mare, che è piena zeppa di buche. Nonostante le varie segnalazioni alla polizia municipale, che aveva la competenza della polizia provinciale, da quando hanno fatto tutta la serie di rotatori a Battipaglia, cioè tutto il traffico che va verso l'autostrada è dirottato per questa strada qua. Quindi fino a Santa Lucia abbiamo delle buche, dopo Santa Lucia la Vessana è proprio un campo minato. Quindi dopo le varie segnalazioni che avete fatto non avete ricevuto ancora nessun riscontro, qualche intervento è stato fatto? Niente ancora. Visto ogni tanto qualche intervento viene fatto, però viene fatto male. Noi visto che ormai sono diventate arterie con traffico incredibile, mezzi, autocarri, tir, auto articolate, per tutte le aziende agricole eccetera, la prima cosa proprio che chiediamo è che non si può vivere così, anche perché per tutti i soldi che uno da provincia e regione, è una cosa veramente vergognosa. A questo si va ad aggiungere la mancanza di trasporti che, dopo le 16, cessano il loro servizio e tagliano completamente fuori tutta la zona dal centro di Battipaglia. Inoltre, altro dato da non sottovalutare, è anche la presenza ingombrante di rifiuti, abbandonati ormai a bordo strada, tra cui possiamo trovare materassi, barattoli di vernice e tanto altro ancora. Questa località è stata urbanizzata, sono state date autorizzazioni a costruire, però su questa strada alla sera non c'è stato un lampione pubblico, quindi questa è un'altra cosa molto vergognosa. Ha fatto per Battipaglia, giustamente sulla zona industriale, stanno luci a raffiche e qua in un centro urbano non c'è stata neanche una luce. La richiesta dei residenti di Santa Lucia è molto semplice, ovvero quella di ricevere almeno i servizi base che un'amministrazione dovrebbe garantire, ovvero dei pali per la luce per l'illuminazione notturna, la cui assenza impedisce alle persone di uscire di sera, e sistemare almeno il manto stradale, prima che con il transito delle migliaia di auto che arriveranno in estate si rischi di peggiorare ancora di più una situazione già molto pericolosa.